Riccardo Cristiano, 39esimo congresso del Partito Radicale Transnazionale, siamo in compagnia di Sergio Rovasio che non ha assolutamente bisogno di presentazioni perché tutti conoscono Sergio Rovasio perché lui è l'Associazione Radicale Certi Diritti. Se non fosse per lui l'Associazione Radicale Certi Diritti non esisterebbe e lo possiamo dire a gran voce. Diciamolo a gran voce. Non è vero. Sei stato tu però il fondatore che ha deciso di portare in auge i diritti non solo delle persone omosessuali ma di coloro che comunque molte volte i diritti non si vedono riconosciuti. Parliamo dei diritti delle prostitute, che la prostituzione è un fenomeno che andrebbe normato, giusto? Sì, noi ci battiamo anche per questo e speriamo che prima o poi qualcuno si renda conto che magari lo Stato potrebbe, anziché spendere soldi e risorse per un fenomeno che non si riesce a combattere, potrebbe magari regolamentare questo fenomeno, legalizzare quindi questa professione, in modo che tutto il sistema collegato alla prostituzione rientri nella norma e non sia criminalizzato come lo è oggi. Ne gioverebbero le prostitute, ne gioverebbero i clienti, ne gioverebbe lo Stato e non si capisce per quale motivo ci deve essere questa proibizione del tutto irrazionale. L'economia anche sommersa che in questo momento è nelle mani della malavita, ne gioverebbe lo Stato quindi? Il fatto che ci sia questa contiguità tra l'illegalità della prostituzione, l'illegalità della droga, del consumo della droga, il commercio della droga, l'illegalità appunto che alimentano quindi le mafie, le camorre e tutto quello che vediamo sotto gli occhi di tutto, effettivamente è la dimostrazione che uno può battersi, combattere tutto questo, ma fino a quando rimangono queste proibizioni assurde, questi fenomeni ci saranno sempre e non servirà niente il combatterlo come si sta facendo adesso, non serve assolutamente a nulla. Sergio, tu sei colui che ha anche organizzato questo congresso, il 39esimo, seconda sessione del 39esimo congresso transnazionale. Ci vuoi parlare un po' dei costi? Perché comunque tu sei praticamente tutto, è un mese, più di un mese. Ma un congresso solitamente dove partecipano quasi un migliaio di persone o meno, magari poco meno di un migliaio, con 7 lingue in traduzione, 3 commissioni di lavoro, 4 giorni di durata e uno sforzo immane, ci sono veramente tantissimi dettagli da seguire, tantissimi rapporti con i fornitori. Io dico sempre che se fosse un'altra realtà organizzare un evento come questo sicuramente si spenderebbero diverse centinaia di migliaia di euro. Noi credo che riusciamo a stare tra i 160 e i 200 mila euro e questo lo si deve al fatto che con ogni fornitore abbiamo delle trattative, se i prezzi sono alti ce li rivolgiamo a un altro, poi mettiamo a raffronto e chiediamo a loro di aiutarci e di venirci incontro, insomma c'è tutto viene fatto in estrema economia, non abbiamo sponsorizzazioni di tipo partitocratico con sponsor che ci danno per un logo da mettere nell'ambito del congresso milioni di euro e stiamo con queste nostre limitatissime risorse, quindi direi che la nostra capacità anche di rimanere in economia è dovuta soprattutto al fatto che per noi ogni iscrizione, ogni contributo e ogni spesa hanno una loro importanza, un loro peso, un loro grande valore, sia esso un contributo di una persona anziana che riceve la pensione minima, sia una spesa da dover fare in modo oculato e attento rispetto anche agli ospiti, rispetto a tutte le spese che abbiamo qui da fare. E l'ultima cosa, non meno importante, è il fatto che i nostri congressisti, almeno quelli italiani, si pagano i viaggi, si pagano il soggiorno in albergo, si pagano tutto. Noi l'unico occhio di riguardo lo dobbiamo avere con ospiti che arrivano da altre parti del mondo e sono per lo più persone che vivono in paesi dittatoriali, che non hanno alcuna risorsa e quindi il Partito Radicale Non Violento ha deciso a loro di appagare le spese di viaggio e di soggiorno proprio per la loro situazione svantaggiata e di grande difficoltà in cui si trovano. Il fatto che siano tutti qua e siano qui quasi un centinaio di loro provenienti da 50 paesi di tutto il mondo dimostra di come riusciamo a dare priorità alla lotta per i diritti umani, i diritti civili anche per queste persone che nei loro paesi vivono veramente tragedie umane impressionanti.
Pochi ne hanno parlato, oggi ricorre il 63° anniversario della dichiarazione della Carta dei diritti dell'uomo. Ban Ki-moon ha detto in una notizia ANSA di qualche ora fa che se le discriminazioni una volta erano palesi, adesso per merito anche dei social media riescono dal basso a emergere. Sì, noi per esempio abbiamo in corso adesso, proprio ieri abbiamo lanciato una campagna, abbiamo scritto una lettera come associazione Certi Diritti al ministro degli esteri italiano per segnalare due paesi che stanno facendo leggi di repressione, di persecuzione verso alcune categorie di persone nel loro paese, in questo caso le persone LGBT. La questione è delicatissima, è chiaro che quando partono, e questo rientra in una campagna internazionale dove se ognuno nel suo ambito, ogni associazione, ogni ONG, ogni istituzione interviene facendo una vera e propria pressione nei confronti di quel paese, spesso si riescono ad ottenere dei risultati che fino a ieri erano insperati. È evidente che quando ci sono forti mobilitazioni, migliaia e migliaia di persone, istituzioni democratiche che intervengono su paesi dittatoriali, e le istituzioni per esempio che promuovono la tutela e la difesa dei diritti umani, si riesce a creare una sinergia impressionante e nuova. Ha ragione Ban Ki-moon quando dice che per esempio i social network svolgono un ruolo molto importante in questo. Peraltro abbiamo delle personalità che stanno proprio cercando di studiare forme nuove, innovative di azione politica, proprio utilizzando la rete, utilizzando i network, utilizzando i social network e i nuovi strumenti di comunicazione di massa, che non sono più quelle vecchie, miserabili forme di trasmissioni, talk show superati che vanno avanti da 40 anni e si ripetono con questi servi, veri e propri servi di Stato, servi di regime che fanno queste trasmissioni banali, sempre meno ascoltate. Ormai funzionano altri sistemi di comunicazione e questo è uno degli esempi più grandi. Se non fosse per la RAI che qualche giorno fa vietava ai propri conduttori l'utilizzo della parola preservativo, che invece l'Associazione Radicale Certi Diritti ha lanciato in tema di protesta con il suo flash mob del primo dicembre, giusto? No, il primo dicembre quando siamo andati a Milano, mentre eravamo in viaggio, abbiamo improvvisato questo flash mob e anziché andare alla sede dell'università dove ci iniziava un convegno proprio sul riconoscimento dei diritti per la campagna di affermazione civile insieme ai giuristi, abbiamo pensato di andare prima in Corso Sempione davanti alla sede della RAI e tirare qualche preservativo a chi entrava e usciva dal palazzo. C'erano anche un po' di giornalisti, per fortuna, e certo rispetto all'ondata di falsificazione della realtà con il Papa che va in Africa e mentre va in Africa dice che il preservativo non serve a niente, e con questa circolare che dentro la RAI diceva di non usare la parola preservativo, noi siamo andati a tirare il preservativo in faccia alle persone, a questi burocrati che avevano, in modo a lanciare in faccia simbolicamente, a dire a questi burocrati che appunto è una vergogna ed è una falsificazione della realtà. Loro che sono servizio pubblico sono i corresponsabili della diffusione delle malattie. È ora di incominciare a dire anche questo. Chi falsifica la realtà scientifica si rende corresponsabile delle morti causate dalle malattie sessualmente trasmissibili e loro ne diventano complici. Questi sono criminali. Chi ha fatto quella circolare dovrebbe anche risponderne in sede penale per la grave responsabilità e del mancato rispetto del servizio pubblico che è tenuto a dare ai cittadini con informazione e con verità. Neanche per questo che è in corso questa campagna lanciata dall'Associazione Radicale Certi Diritti, che ha riscosso anche un gran successo, che si chiama Informerai, ovvero denunciare la falsificazione che questo carrozzone di Stato partitocratico, ladro, infame,
falsifica nei confronti dei cittadini che devono pure pagare il canone. Quindi non pagate il canone, denunciate questi ladri di verità, rivolgetevi alla GCOM, stanno arrivando centinaia e centinaia di denunce, fatelo anche voi, perché è ora che questi facciano il servizio pubblico come lo fa la BBC e non come lo fanno i servi del Vaticano. Ringraziamo Sergio Rovasio e vi invitiamo a iscrivervi all'Associazione Radicale Certi Diritti, perché più che mai oggi l'Associazione Radicale Certi Diritti difende i diritti non solo delle persone italiane ma anche delle persone straniere, quindi un partito radicale a tutto tondo, transnazionale, come l'Associazione Radicale Certi Diritti, che si rivolge ai diritti degli ugandesi, di tutte le popolazioni oppresse, per la libertà sessuale e soprattutto per la libertà di esistere, dell'autodeterminismo. Grazie Sergio e grazie dal 39° congresso del Partito Radicale Transnazionale. Vorrei ringraziare voi per questo lavoro importante che fate e speriamo che nelle prossime settimane migliaia, migliaia, decine di migliaia, centinaia di migliaia, milioni di persone vedano e apprezzino il lavoro che state facendo. Grazie Sergio.